Al Quirinale Enrico Celio, nuovo ministro della Confederazione Elvetica a Roma. Accolto dal capo del cerimoniale, accompagnato dall'addetto militare Steinwisser e dai consiglieri De Rann e Parodi, egli presenterà a Einaudi le credenziali. Nato nel Canton Ticino 61 anni fa, Celio è stato due volte presidente della Confederazione ed è un sincero amico del nostro paese. Truman giunge a Flushing Meadow per il quinto anniversario dell'ONU. Un disarmo reale, egli dice ai delegati di 60 nazioni, può scongiurare la guerra, permetterci di dedicare al miglioramento del mondo le gigantesche somme spese in armamenti. Durante il ricevimento, Truman saluta i rappresentanti sovietici, Vyshinsky e Malik. Quello americano, Warren Austin, ed Eleonora Roosevelt. Per anni, gli abitanti di Borgo Masino, presso Ivrea, si fecero volontari di questo lavoro. Nelle ore di libertà, nelle domeniche, portavano su dal greto ghiaia, sabbia, sassi, per alzare i muri sul terreno preparato da altri compaesani. Dove il contributo delle braccia non bastava più, diedero oboli di denaro. L'idea di costruire l'ospedale era venuta nel 43 all'arciprete Don Barbero. Poi l'ospedale ha trovato i fondi che mancavano e adesso è pronto. 60 letti che presto saranno 75 e un'attrezzatura da clinica di grande città. Da questa torre le macchine da presa automatica vengono puntate verso l'atollo di Eniwetok, Medio Pacifico. Un tasto provoca la sesta esplosione atomica della storia. Queste prove sono avvenute nella primavera del 48. Solo oggi l'America si è decisa a farle conoscere. L'eccesso della luce appaglia la pellicola. Col suo attenuarsi si precisano le figure degli osservatori. Bomba numero 7. A differenza dalle precedenti, qui si tratta di un'atomica completamente nuova. Bomba numero 8. Quando la nuvola striata di lampi comincerà ad alzarsi, vedremo un vulcanico orizzonte di esplosioni che poi un vortice dall'alto risucchierà. Lo spettacolo della più poderosa forza distruttiva che gli uomini abbiano mai posseduto viene oggi mostrato come indiscutibile argomento e ammonimento per la pace. A Roma, Ramon Novarro c'era già stato per girarvi la versione muta del Ben-Hur. Il grande rivale successore di Rodolfo Valentino ha saputo congedarsi con dignità dalla sua leggenda di irresistibile. È divenuto un posato signore. Lo si vede anche dalla ponderazione con cui fa i propri acquisti. Addio, giorni in cui con Greta Garbo interpretava il film rimasto celebre anche per la voce di basso con cui la diva diceva «Dammi una sigaretta». Ramon guarda il cielo di pioggia. È venuto l'autunno. Non così serenamente, né con cesti e sporte si scendevano qualche anno fa le pendici della collina torinese, quando la meta era questa, il rifugio contraereo. Non è stata né sarà più, se Dio vuole, la sirena a chiamare la gente qui sotto. Un chiarore di acetilene, allora vietato, guida lungo le gallerie. Termometri e igrometri, come in un misterioso laboratorio. Irroratori antiparassitici, come in un giardino del sottosuolo. Ed ecco la spiegazione. I corridoi del rifugio si sono mutati in una miniera di funghi. Questi un tempo erano la specialità dei boschi che ci rilargivano secondo il capriccio delle piogge. Adesso la fornitura si farà regolare.